Buongiorno! Oggi riprendo a pedalare dopo una pausetta di una giornata che mi ha fatto un sacco bene perché avevo già un po' le gambe che sembravano due pezzi di cemento. Tra l'altro volevo dirvi che sono a metà, anzi a un po' più della metà, perché ho fatto 830 km e me ne mancano 800, quindi dovrebbero essere altri 7 giorni di pedalata. Oggi passo per Roma. Eccomi arrivato finalmente a Roma, sono partito da Cerveteri questa mattina, ho percorso 40 km e sono arrivato qua in piazza San Pietro, come vedete sempre bellissima. Oggi vorrei arrivare fino a Terracina, sono più o meno l'intero giro 150 km, non mi resta che pedalare anche perché sono le 9.58 e mi mancano da fare più o meno 110 km. Mi butterò poi su Ostia e da Ostia in poi percorrerò tutta la litoranea per arrivare poi a Terracina. A Roma non mi sono fermato molto, anzi mi sono fermato veramente poco. In realtà Roma non doveva neanche essere una tappa, però il fatto è che dopo il problema che c'è stato a Genova con il ponte, hanno chiuso anche un altro ponte qua tra Fiumicino e Ostia, che sarebbe stato l'unico ponte che mi avrebbe permesso di attraversare Tevere senza dover andare a Roma. Comunque adesso mi trovo nella costa laziale sotto Roma, ho già fatto 110 km e me ne mancano 70 e madonna, vorrebbe dire fare la tappa più lunga di tutto il viaggio. Sono già a un buon punto e ne sono veramente contento. Un altro punto critico rispetto a quello degli Appennini sarà la parte montuosa che c'è in Calabria. Mi rimetto in marcia e continuo a pedalare. Ce l'ho fatta, sono stanco morto. Tra l'altro sono nel parcheggio del Mac. Appena ho visto il Mac sono entrato, ho chiamato il campeggio, 20 euro, va benissimo. Il campeggio è qua a 500 metri, mi mangio mica due porcate qua dal Mac. E poi nanna, e domani mattina sveglia presto e si ripedala. È stata una bella giornata oggi, sono riuscito a fare 170 km e sono arrivato a Terracina. Quelle zone che ho attraversato oggi sono proprio belle, ci sono alcune spiagge che mi sono piaciute, poi col vento forte e le onde risaltava proprio tanto. Quelle mie bolle sul braccio continuano ad esserci, non so che cazzo sono, ho preso troppo sole, mi sto cuocendo. Vabbè, a parte le cazzate che non sono cazzate, qua c'è la mia biciclettina. Niente, adesso si magna, si dorme e si riparte. Ci aggiorniamo domani. Troppo stanco per fare altre tipologie di video. Ciao ciao. Buongiorno, sono le 7.20, la destinazione di oggi sarà Caserta, sempre se ci arrivo. Non so ancora i campeggi che ci sono, però darò un'occhiata su Google e niente, si parte. A parte l'immondizia che c'è qua, siamo in Italia, facciamo di schifo, siamo dei caproni, del merda, ecco, noi caproni, sarebbe insultare i caproni, siamo delle merde. A parte il porcile, la costa che da Terracina va a Gaeta è qualcosa di stupendo, incredibile. Vado a Gaeta a incontrare dei ragazzi che avevo già incontrato prima di Roma, prima dell'Aurelia. Mi avevano quasi convinto a prendere il treno per evitare quel tratto di Aurelia, ma non l'ho fatto, sono stato bravo. Quindi mi hanno detto: noi siamo in bici, stiamo facendo qua un giro del Lazio e della Bassa Toscana. Quando passerai da Gaeta, fermati che ti offriamo una colazione. Difatti sto andando da loro non per la colazione, ma così per scambiare due chiacchiere, perché sono stra simpatici. Costa stupenda. Appena riesco a trovare un posto ve la faccio vedere. O magari faccio volare il drone. Direi che faccio volare il drone.